Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao mia family. Allora, come sapete, ieri era il mio compleanno, cioè, ovvero per voi sarà l'altro ieri, perché vedrete questo video domani. Ok, scusate la confusione, spero mi abbiate capito. Comunque, il 14 novembre, così ve lo faccio più semplice, era il mio compleanno. A parte che devo assolutamente ringraziarvi perché mi avete inondata di auguri ovunque, nei messaggi privati, su Instagram, in direct, cioè, veramente, non ho mai ricevuto così tanti auguri in vita mia ed è stato emozionante a dir poco. Quindi grazie, 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 anche se non ho premuto visualizza, 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 li vedo comunque tutti, tutti i vostri direct, i vostri auguri, insomma è stato veramente bellissimo, quindi ero a Venezia e guardavo tutti i vostri messaggi, quindi vi ringrazio tanto, 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 tanto. Oggi, come avrete notato e capito dal titolo, vi farò vedere i miei autoregali di compleanno, che non sono tanti per numero, ma sono tanti per, nel senso che praticamente è il mio portafogli piange. Quindi io direi, non so perché oggi mi manca la voce, ragazzi. Mio Dio, spacco sempre qualcosa io. Bene, inizierei con quello che mi sono autoregalata da Gucci. E questi sono i nuovi packaging natalizi Holiday 2018. E sinceramente io vorrei che adottassero sempre questo packaging da Gucci, perché è molto più bello del solito monogram. No, in realtà ultimamente hanno la busta bianca con la cornice nera e la scritta Gucci. Però ragazzi, questa è molto molto più figa, rosa con tutti i dettagli dorati ed è fantastico. Non ho chiesto specificatamente di farmi il pacchetto regalo. Comunque appunto questo è stato un acquisto che ho fatto a Venezia. Volevo acquistarla dal sito, ma non sapevo la taglia, perché già ce l'ho in un altro colore e la taglia l'avevo presa sbagliata. E poi insomma ho dovuto arrangiarmi in modo casareccio. Quindi alla fine mi sono detta ok, devo andare in boutique. A Venezia sono stata in boutique, ce ne sono due. Era sold out in una boutique, sono andata nell'altra perché mi hanno detto sì, di là c'è. Quindi sono corsa dall'altra parte e c'era, e tra l'altro la ragazza della boutique di Gucci che mi ha aiutato all'acquisto di questo regalo, la saluto perché è stata gentilissima, mi ha riconosciuto e ci siamo fatte la foto assieme, quindi insomma è stata una bellissima esperienza. Ta-da, ta-da. Wow, no vabbè, c'è anche il fiocco rosa, io amo, amo, amo che per le festività abbiano fatto il packaging rosa, perché rosso è un po' scontato, un po' troppo ovvio, vero? Invece rosa è bellissimo, no vabbè, io Gucci ti prego, lascia sempre il nastrino rosa con la scritta Gucci dorata, che è bellissimo. Allora, ta-ta-ra, ta-ta-ra, ragazzi, questo autoregalo lo sto aprendo con voi, ok? Quindi da me, no, sì, per me, da me. Ok, tanti auguri Nicole, grazie. Ok, allora ta-da, ta-da. No, non ce la faccio da più. Ta-da, ta-da, ta-da. Allora, questa, come vi dicevo, già ce l'ho nera. E questa è la dust bag, però la volevo marrone. Ed è la cintura, quella alta 4 cm. Ta-da. Sì. Allora, in realtà non è esattamente come quella nera, perché quella nera ha le cuciture sui bordi sotto, lungo tutto il bordo sopra e lungo tutto il bordo sotto. Quella marrone invece è fatta un po' più, come dire, un po' più vintage, non saprei come descrivere, un po' meno elaborata, però era l'unica marrone che potevo prendere, perché l'altra marrone che aveva invece i bordi, le cuciture lungo tutto il bordo superiore e inferiore, era praticamente, cioè loro la chiamano color cioccolato, ma era praticamente nera, cioè non l'avrei presa di quel colore, perché non riuscirei a distinguerla da quella nera che ho, e quindi ho preso questa esattamente. Ve la faccio vedere un attimino meglio, perché poi la fibbia, si dice fibbia in italiano, spero di sì. Comunque, il doppio logo è veramente pesantissimo, quindi cade. Ta-da! E l'ho presa in modo che possa andare bene sia in vita, perché mi piace più indossarla in realtà in vita, che cioè a vita alta piuttosto che in vita bassa, ma l'ho presa in modo da poterla indossare in tutti e due i modi. La taglia che ho preso è una 80. Perché la vita su è molto stretta, quindi avevo bisogno di un 80 ed è appunto tutta in cuoio. Ah, profuma. Vabbè, io amo l'odore della pelle appena uscita da negozio, è una cosa che
se seguite i miei video sapete, ed è, vabbè, il logo è lo stesso di quella nera che ho, siccome sto usando veramente tantissimo quella nera, vabbè, se mi seguite su Instagram sicuramente ve ne sarete accorti, e volevo troppo questa e quindi ho approfittato del mio compleanno per farmi questo autoregalo e la adoro e vi dico la verità, la indosserò subito. Non vedevo l'ora. Ok, poi proseguiamo. Poi mi sono fatta, questo invece è un acquisto che ho fatto online, mi sono fatta un autoregalo da Fendi. Ta-da! Sì! È un capo d'abbigliamento, volevo tantissimo questo regalo e anche qui ho approfittato del mio compleanno per farmi un super 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 regalo. E io, allora, non sono stata molto titubante perché ce n'erano diversi che mi piacevano, ce n'era uno però secondo me un pochino troppo attillato e un pochino troppo corto, perché insomma su di me che sono altissima i maglioni corti sono, cioè, arrivano sotto il seno, per dire, quelli oversize sono normali della serie circa più o meno, e quindi, e poi ho visto questo che era leggermente più caro rispetto agli altri che avevo visto, però mi sembrava più comodo, mi sembrava un pochino più oversize e quindi mi sono convinta e l'ho preso, mi sono detta sì, è il mio compleanno, facciamoci un ulteriore regalo, perché non Nicole, quindi anche qui da me, per me, tanti auguri. E questo è, ta-da! Ta-dan! È il maglione, se non sbaglio è tutto in cashmere, adesso vi dico perché io controllo sempre quando acquisto, poi mi dimentico, sì, è in cashmere ed è questo maglione super super morbido, super super caldo con il monogram del loro logo Fendi. Questo è appunto un bel maglione oversize, quindi comodo anche da indossare per esempio sopra a una camicia o un'altra maglia, e lo adoro. E in realtà è il primo capo di abbigliamento di Fendi che io possiedo, perché ho 2/3, ne avevo una che poi mi hanno rubato, avevo tre borse Fendi, due tre borse Fendi e insomma portachiavi, ma non ho mai avuto un capo d'abbigliamento e quindi sono molto molto contenta di aver preso questo. Ha la fascetta nera sia sui polsi che in vita, quindi insomma va un pochino a stringersi sotto i fianchi, e poi ha la dolce vita, che in realtà è una dolce vita, aspettate che faccio rientrare l'etichetta così lo vedete meglio, lo trovate comunque sul sito di Fendi perché appunto l'ho preso online, ed è una piccola dolce vita, non so se la chiamerei, sì, insomma una dolce vita. Ragazzi, voi non potete capire quanto sia morbido questo maglione, vabbè, io amo il cashmere perché è super morbido, non dà fastidio sulla pelle, mentre tanti maglioni in lana, se non ci indosso qualcosa sotto mi fanno irritazione, mi fanno quasi male, mi grattano la pelle. Con questo invece non avrò questo problema, sono troppo contenta, e tra l'altro sono anche contenta di averlo trovato perché questi maglioni vanno sold out veramente, cioè in un lampo, quindi evidentemente era destino che io avessi questo maglione. Sì, sono troppo felice, anche questo vorrei usarlo, cioè io sono l'unica che praticamente quando mi faccio un regalo, ok, o quando ho qualcosa di nuovo che mi piace, vorrei indossarlo subito, cioè in un secondo, tutto subito vorrei indossare la cintura, ma tutto subito. Ok, Nicole, trattieniti, Nicole, trattieniti. Ok, poi allora, quando sono stata a Venezia e mi sono fatta l'autoregalo Gucci, l'autoregalo Chanel, appunto, quando sono stata a Venezia, ieri, per il mio compleanno, sono passata anche in boutique Dior a salutare la mia amica Anna, voi lo sapete, vabbè, io l'adoro e molti di voi la conoscono perché so che frequentate quella boutique, eccetera, eccetera, e lei è scesa dalle scale e cantando tanti auguri mi ha portato questo regalo, quindi anche se questo in realtà è un video sugli autoregali, però visto che è tutto super lusso, vi includo anche questo, ragazzi, che, cioè, io ci sono rimasta perché non doveva assolutamente regalarmi nulla e invece, cioè, mi ha fatto un super 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 regalo e per me è stato veramente, cioè, mi sono emozionata perché non do per scontati i bei gesti, non mi sento che niente mi sia dovuto, quindi per me è stato, insomma, è stato un bellissimo gesto e quindi ve lo faccio vedere. Allora, qui c'è la scatolina, in realtà c'era anche tutto il fiocchetto che ho spacchettato già prima. Cado Denver! Dove sei?
sei? Non ti vedo, che errore. Ah, sta sulla finestra. Dovete sapere che gatto Demer va sempre sulla finestra a spaventare cornacchie, piccioni e passerotti. Questo è il suo passatempo preferito. Addirittura da lontano sta là fissa. Così, e c'è tipo una cornacchia a 30 metri di distanza che non se lo fila per niente, manco lo vede, e lui così. Io gli dico sempre: bravo gatto Denver, se tu fossi libero te la saresti già mangiata. Bravo, che in realtà figuratevi, cioè non riuscirebbe a starle dietro per un secondo. Sei bellissimo, amore mio. Gatto Denver risponde sempre, è una garanzia. Comunque, allora ritorniamo. Allora, gatto Denver adesso vuoi uscire? Ma non è possibile, mamma mia. Che viziato questo gatto. Prima vuole entrare, poi apro la porta, non vuole entrare più. Poi vuole uscire, apro la porta, non vuole uscire più. È sempre così, cioè sempre che lo facciano apposta i gatti. Comunque, si vede che sono emozionata. Torniamo a questo regalo, che poi mi ha dato anche un bigliettino. Troppo forte lei. Taran! Taran! Che poi potrebbe benissimo essere un autoregalo, perché ci ha azzeccato. Oggi mi manca la voce. Scusatemi, ci ha azzeccato talmente tanto che poteva essere benissimo un autoregalo. E tadaan! Qui c'è il logo ed è, ragazzi, è una candela profumata, scented candle made in France. Tadaan! Ma voglio aprirla con voi perché non so ancora com'è. Non ho mai... Oh, un profumo buonissimo, Dio! Oh mio Dio, ha tipo il profumo delle boutique Dior. Oh, che figata, la casa mia profumerà come le boutique Dior. Oh, mamma mia. Allora, no, in realtà perché le ho viste spesso e le usavo sempre e non ho mai provata, cioè non ho mai avuto una candela Dior. Oh, che buon profumo, mamma mia, buonissimo. No, vabbè, notare il packaging. Ta-da! Ma che figata. Allora, spacchettiamo e all'interno, wow, no vabbè, c'è anche tutto il logo con la pina, la vedete? Bellissima, è sia dorata che poi piccolina, grigia, chiaro. Mamma mia ragazzi, il profumo di questa candela è elegante. E no vabbè, mi ricorda troppo quando faccio shopping da Dior, perché ha l'odore della boutique Dior. Fantastica, fantastica. Appunto, me la sarei regalata da sola perché è sicuramente una cosa stile Nicole. Ma poi, se Gatto Denver me lo permette, perché non la smette di strusciarsi. Cosa c'è Gatto Denver? Che poi a volte nei video vedo tipo che la telecamera trema, perché è Gatto Denver che si struscia tra i treppiedi e vuole sabotare i miei video, quindi... Ma io arriverei, ragazzi, all'autoregalo più grande che io mi sia forse mai fatta, letteralmente, anzi sicuramente. Ed è... Io ci provo. Ok, è questo. Lo so, non mi vedete più, perché questa borsa è talmente grande che io non riesco a farla stare nell'inquadratura. Ok, ragazzi, ok, allora... Oh, ti abbraccio, perché sinceramente è troppo pesante perché io posso alzarla. Allora, anche questo è... Allora, in realtà ho visto da Chanel a Venezia, di boutique ce ne sono due, sono stata in entrambe le boutique, ma vado sempre dove c'è Silvia, che saluto, che è la SA dove vado di solito, cioè che è la SA che mi aiuta di solito con gli acquisti, eccetera. E sono andata in boutique ed ho visto un sacco di nuovi arrivi, cioè erano arrivati ieri. C'erano un sacco di mini bellissime, ragazzi, ce n'era una e ancora sto pensando se prenderla, sia rettangolare che quadrata, fucsia, cioè un rosa, sì, quasi fucsia, non proprio forte forte quanto il fucsia, ma quasi. Solo che a me piacciono di più i colori pastello, quindi non ero molto convinta dell'acquisto di quella, nonostante fosse meravigliosa, solo perché la volevo color pastello. E quindi l'ho lasciata lì, ma mi sono fatta questo altro mega mega regalo, perché la mini, lo sapete, è tipo così come grandezza. Questo regalo è una roba gigantesca, però sappiate che sto ancora pensando a quella mini rosa, perché era veramente tanto 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 Nicole style. Ok, la scatola è talmente gigante che non riesco manco a farvi vedere la scatola, ragazzi. Allora, ed è anche pesantissima tra l'altro. Allora, Camellia, tatara, vorrei farvi vedere un po' meglio l'unboxing, ok? Camellia, tururu. Spacchettiamo. Voilà, voilà. Tatara, tatara. Ok, non vi vedevo più. Aiuto, sto spaccando tutto. Tatara. Andiamo ad aprire.
Io voglio sempre farvi vedere tutto a costo di uccidermi, tipo. Anche qui, Nicole, da me, per me, ok? Non so perché lo sto specificando, non lo so, questo video è un po' così, ragazzi, ho appena compiuto gli anni, la vecchiaia si fa sentire, capitemi. E questa è la borsa, perché lo sapete, io ho una fissa con le borse, quindi non poteva che essere una borsa. Ed è la borsa che ho preso. Ta-da! Allora, premessa, vabbè, qui c'è anche la dust bag, che è la dust bag più grande si sia mai vista in tutto il mondo, naturalmente, non poteva essere altrimenti, ok? Ed ho preso questa. Allora, avevo in mente di prenderla già l'anno scorso, poi non l'ho trovata, si può portare sia a braccio, così, che a spalla, così, con le classiche catenine, ok? Questa borsa la stavo tenendo d'occhio già l'anno scorso, poi per un motivo o per l'altro non l'ho presa, ho preso un altro modello che però è una borsa proprio da spiaggia, ok? E quindi mi sono detta, boh, ho preso la borsa da spiaggia, va bene, questa non la compro. Solo che poi quando viaggio, oppure quando ho bisogno di trasportare un sacco di roba, penso sempre che sarebbe stracomodo avere questa. E quindi alla fine, visto che c'era in negozio e c'era anche del colore che la volevo, l'ho presa ed è lei. E ha il logo Chanel con la scritta Rook & Bone qua sotto, non so se si riesce a vedere così bene. Sembra in denim, ma non è esattamente denim, non so descrivervela bene in realtà, non so descrivervi il tessuto, ma è un tessuto molto resistente ed è piena di... è come piena di micro brillantini, micro glitterini che mi piacciono tantissimo lungo tutto il bordo. Dietro invece è così semplice e all'interno, ve lo faccio vedere, vado a togliere tutto l'ambaradan, è super capiente, quindi è una borsa che ho intenzione di usare per la maggior parte quando viaggio, ma anche quando ho bisogno di una borsa più capiente, perché non ho borse capienti se non una Louis Vuitton grande, anche quella la uso per viaggiare, ma quella è di un colore completamente diverso, e poi la Celine che è nera, ma ragazzi, la Celine che ho, la Phantom, che è il modello più grande della Phantom, è così pesante che anche solo portare in giro quella, ragazzi, è... cioè è terribile, ti fa veramente male dopo un po', infatti sto pensando di vendere, nonostante mi piaccia così tanto, è così pesante che faccio difficoltà a portarla in giro, cioè anche qua sarà la vecchiaia, io non lo so ragazzi, ma cioè non ce la faccio, è terribile, questa invece devo dire è molto leggera, la struttura è molto leggera, l'unica cosa che pesa, tra virgolette, perché in realtà non pesa, sono i manici e forse le catene. Sono molto contenta di questo acquisto, la adoro, e anche qua vorrei indossarla già da subito. Beh, potrebbe anche starci forse con l'outfit di oggi, più o meno. E no, vabbè, mi piace troppo. Sono ancora indeciso se prendere anche la mini rosa, però quella mi piaceva perché è una bellissima borsetta. Questa invece l'ho presa perché ne ho bisogno ed è fenomenale, non so dirvi come si chiami il modello in realtà, perché lo sapete, io non so mai i nomi dei modelli, delle cose che prendo, ok? È una mia caratteristica, cioè si sa, ormai è di dominio pubblico questa cosa. Sto cercando se trovo il tagliandino con il nome del modello, no, ho solo il tagliandino la Calvi autenticità, ma non trovo il nome del modello, ma vabbè, comunque se lo cercate su internet lo trovate, si trova anche sul sito Chanel, la vedete comunque. E questo è il mio super, ragazzi, gigantesco regalo di compleanno, assieme a quelli che avete visto, però questo è speciale, poi voi lo sapete, il mio cuore, cioè, è Chanel, praticamente, cioè, nel senso che il brand che più mi piace è sempre Chanel, e vabbè, sono troppo felice. Ok, mia family, questo è quanto per il video dei miei autoregali di compleanno, scusate se sono così emozionata, ma sono troppo contenta, specialmente per questo, comunque, sono troppo contenta per le cosine che mi sono comprata, e sono, non lo so, sono molto contenta, quindi penso si sia visto in questo video, quindi questo è quanto, mia family, fatemi sapere qual è il regalo, l'autoregalo che vi è piaciuto di più, scrivetemi nei commenti, bacio grandissimo, vi voglio bene, ricordatevi che leggo sempre tutti i commenti, cerco infatti di lasciare cuoricino a tutti, però tipo del cellulare ad un certo punto non mi fa più lasciare cuoricino, non so perché, questo
questo mi dà fastidio. Comunque sappiate che li leggo tutti e ci sono sempre presente. Bacio grandissimo e noi ci vediamo. Questo video lo vedrete domani che è venerdì, quindi noi ci vedremo lunedì con un nuovo video. Bacio grande, ciao!